Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi sono qui per parlarvi delle letture affrontate nel mese di dicembre 2017. Purtroppo le letture sono solo due, però purtroppo con il Natale, con tutte le varie feste e appunto io lavorando molte molte ore in più del mio solito, purtroppo non ho potuto dedicargli il tempo necessario per affrontare nuove letture. Quindi ecco, ho portato a termine due libri. Di questi due libri devo dire che sono rimasta abbastanza soddisfatta, in particolar modo di uno. E voglio subito mostrarveli. Allora, il primo libro che ho portato a termine questo mese è questo libro qui, edito da Mondadori, di Kharil Farey, questo qui, Zulu. Allora, la copertina è questa qui è l'edizione della piccola biblioteca di Mondadori e questa copertina è abbastanza inquietante, però rispecchia benissimo il contenuto del libro. Allora, questo è un libro che io, sfogliando un catalogo di Feltrinelli, ho trovato questo titolo e me ne sono molto appassionata. Fatto sta che ho deciso poi di comprarlo. Purtroppo ho dovuto ordinarlo tramite internet perché al negozio fisico, in quei paio di negozi fisici che ho vicino casa mia, non l'ho trovato, però ero molto curiosa di leggerlo, questo libro qui. Allora, cominciamo subito con la recensione. Allora, per quanto riguarda questo libro, Zulu è un poliziesco, un noir francese, appunto anche l'autore viene dalla Francia, dalla Bretagna, se non erro, e questo libro vuole trattare, è una bellissima panoramica che lo scrittore fa all'interno del paese del Sudafrica, appena dopo il post-apartheid, dove ancora troviamo pure del sociale all'interno della società odierna. Questo è stato scritto, è un libro stato scritto che si ambienta nel periodo appena prima dei mondiali dei mondiali di calcio in Sudafrica, intorno al 2010, se non mi sbaglio. Sì, intorno al 2010, e qui abbiamo all'interno una lotta per sconfiggere appunto questo tipo di criminalità che in Sudafrica è molto molto presente. Il momento in cui in Sudafrica, quindi tra Johannesburg e Cape Town, diciamo è sotto i riflettori televisivi di tutto il mondo. Qui come protagonista abbiamo Ali Newman, un uomo che di origine faceva parte di una tribù Zulu, una delle tribù locali appunto presenti nel Sudafrica, diventato capo della squadra omicidi di Cape Town. Qui ci ritroviamo davanti a un uomo abbastanza tormentato da un'infanzia difficile, come diciamo un po' come lo stereotipo un pochino dei detective che ci sono appunto nei vari libri gialli o comunque noir, e di tre poliziotti, di altri due poliziotti che lo affiancano in tutto e per tutto, Fletcher e Pickin. Questi tre poliziotti, quindi, sempre appunto tre persone dal carattere molto ben definito all'interno del romanzo, infatti Fletcher è comunque sposato con una donna malata di cancro, e quindi con tutti i problemi appunto che ne comporta, mentre Ipkin è un uomo divorziato con un figlio ribelle che neanche le rivolge la parola più, praticamente non lo tiene proprio più in considerazione. Questi tre personaggi si dovranno imbattere in un omicidio di una donna, di una ragazza,
della Cape Town ha bene, praticamente delle famiglie appunto più influenti nella città di Cape Town. Questo omicidio sarà appunto avvenuto in uno giardino botanico dove verrà trovata questa ragazza massacrata e dalle sembianze praticamente riconoscibili. Quindi da qui partiranno tutte le varie indagini dove il libro è spiegato benissimo, benissimo, e questi tre poliziotti si immischeranno in faccende di droghe innovative. Quindi ecco, poi non vi voglio assolutamente svelare nient'altro, il libro comunque è molto breve. Volevo ecco dirvi giusto due paroline riguardo alla scrittura. Allora, la scrittura io l'ho trovata abbastanza difficile, anche la presenza di personaggi, una presenza diciamo molto massiva di tanti personaggi inseriti all'interno di questo romanzo, fanno sì che appunto la lettura non sia proprio di facilissima scorrevolezza. Infatti, tante volte lo scrittore, l'autore, va da un capo a un altro senza appunto terminare completamente il discorso che stava affrontando poco prima. Proprio anche parlo a livello di punteggiatura. Questa appunto è una cosa che non mi ha fatto impazzire più di tanto, cioè potevo leggere questo libro solo in un momento in cui avevo la testa sgombera, non dovevo pensare a nient'altro e dovevo dedicarmi con attenzione alla lettura di questo. Tutto sommato, ho trovato molto interessante questo tipo di libro, nonostante non sia un genere che io particolarmente abbia la passione, ecco, non è un genere che io insomma, cerco di solito di trattare. Però tante volte mi piace leggere cose di questo genere perché comunque è un giallo, quindi è un giallo, comunque ci sono degli omicidi, ci sono delle storie, i personaggi comunque sono dei personaggi tormentati e questo perlomeno parlo per me nel mio cervello, nella mia modo di essere, è una cosa che mi attrae molto molto molto. Nel senso che comunque mi piace andare a pensare e a intrufolarmi nella psiche del genere umano, anche un pochino più tormentata. E quindi ecco, devo dire che alla fin fine questo libro mi è piaciuto. Certo, non è il libro più bello che ho letto in vita mia, però è stato un libro abbastanza, diciamo, fattibile, carino. E poi, allora, seconda lettura che a me ha entusiasmato tantissimo, già ve lo anticipo, è stata veramente una lettura che mi è piaciuta in particolar modo, è questa qui. Questo libro di Goethe, Johann Wolfgang Goethe, Le affinità elettive. Io ho questa edizione della Crescere Edizioni. Allora, che cosa dire di questo colosso della letteratura classica? Allora, questo, come tutti penso che tutti conosceranno Goethe, è il fautore, uno dei massimi esponenti della letteratura romantica. Quindi qui ci addentriamo negli anni, addentriamo così nella letteratura settecentesca. E tutto quello che ciò comporta. Allora, io ho letto questo libro in particolar modo attirata tantissimo dalla trama, perché è un libro che comunque non so appunto se magari tanti di voi l'avranno letto, magari ecco Goethe è un pochino più famoso per I dolori del giovane Werther, ma anche questo non è da meno. Io I dolori del giovane Werther non l'ho letto, però mi è venuta tantissima curiosità di andarla ad acquistare perché se anche la metà di quello che mi ha trasmesso questo libro deve essere qualcosa di fenomenale. Allora, qui parliamo di due sposi, qui trattiamo quindi di Edoardo e Carlotta, che
si ritrovano dopo una vita molto tormentata e soprattutto una vita passata da separati a risposarsi dopo la morte rispettiva dei due coniugi, di questi due sposi, loro si ritrovano a risposarsi una seconda volta e di vivere una vita felice insieme. Loro vanno a ricreare qui all'interno del libro, già dalle prime pagine, un piccolo riassunto di quello che era la loro vita prima dei fatti che appunto poi sono successi. Loro avevano cercato di vivere la loro vita in una maniera quasi di isolamento, cioè Carlotta, avendo una figlia e una figlioccia, manda queste due ragazze in collegio in maniera tale da poter vivere con Edoardo una storia completamente basata su loro due. Tutta questa storia viene poi a un certo punto sconvolta, stravolta dall'arrivo di una lettera, l'arrivo di una lettera a Edoardo, quindi al marito, da parte di un amico, da una parte un amico che non verrà mai detto il nome, ma si fa chiamare solo il capitano. Quindi parla di questa lettera nella quale l'amico chiede una mano al nostro Edoardo per poterlo ospitare a casa loro. Dopo tantissime riflessioni portate appunto da moglie e marito, i due alla fine fanno un accordo con il quale loro decidono di far venire questo amico a vivere a casa loro per un breve periodo, ma allo stesso tempo Carlotta, la nostra donna, la donna protagonista, fa la controproposta al marito di far tornare la sua figlioccia, che aveva problemi di apprendimento con le materie al collegio, la fa ritornare praticamente a casa in maniera da poter occuparsene lei personalmente della sua istruzione. Da qui, nel momento in cui questi due personaggi, nuovi personaggi ritornano a casa appunto della nostra coppia principale, per occupare il tempo si decide appunto di dare una ristrutturata al mega parco che hanno, come non mega parco, proprio la tenuta della loro casa appunto dove stanno vivendo in quel momento. E quindi da lì iniziano tutte le varie storie. Praticamente questo è un libro praticamente basato sui tradimenti e sui sotterfugi, sui segreti fatti appunto di questi legami che poi nasceranno tra i nostri personaggi e tutto ciò è scritto in maniera splendida, magnifica. La cosa che mi ha veramente sconvolto di questo libro, che mi è piaciuta da morire, è la psicologia all'interno dei personaggi che vengono descritti. Molto, molto appassionati, molto scritti nel dettaglio, e proprio all'interno di questi si vede proprio la psiche del genere umano che, come dice appunto il titolo, Affinità elettive, è proprio una frase, una parte presa da estrapolata dal libro nel quale vengono spiegate tutte le formule chimiche per fare in modo che la storia come sta procedendo sia appunto una normale reazione dovuta appunto alla natura. Bellissimo, fantastico. Io non vi racconto altro perché comunque è bello andare a leggere, è bello andare a vedere le descrizioni dei personaggi, dei luoghi, di tutte le parti del racconto dove sono, come sono spiegate. Veramente fantastico. Io devo dire sono rimasta
profondamente innamorata di questo libro, veramente, veramente profondamente. E mi ha proprio toccato, mi ha proprio, mi è rimasto veramente scritto dentro nel cuore, bellissimo. Mi sono emozionata, mi ha trascinato, veramente mi sono emozionata. Ho vissuto con loro, con questi nostri quattro personaggi, dei loro tormenti, dei loro i turbamenti. Tutte cose che sono scritte in maniera celestiale. Per quanto riguarda la scrittura, naturalmente la scrittura non è semplicissima, però è comunque scritto in maniera abbastanza antica. L'italiano è un italiano molto formale e molto, molto, è molto formale. Veramente fantastico. Purtroppo questa edizione non mi ha fatto letteralmente impazzire perché, essendo un'edizione molto molto economica, all'interno ha veramente tantissimi errori e proprio sbagli, errori di battitura e anche errori di ortografia. E non mi, diciamo, non è che mi ha fatto letteralmente, non mi è piaciuta tantissimo questa cosa perché leggendo, essendo proprio continua, leggendo comunque andava a fermare il discorso. Io ho cercato veramente di non finirmelo in 2 giorni, ho cercato di, ecco, di gustarmelo piano piano, pagina dopo pagina. Però è veramente un libro che mi è piaciuto tantissimo. Questo ve lo consiglio veramente con tutto il cuore. Veramente bello, 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 bello. E nulla, ragazze, questi sono i 2 libri che ho letto questo mese. Spero che questa piccola recensione vi possa essere d'aiuto per appunto magari affrontare nuove letture. Che non si conoscono, perché ecco, io non ho visto tante recensioni riguardo questi 2 libri qui. E nulla, io vi mando un grande bacio e ringrazio tutte le nuove iscritte e le ragazze che ci sono sempre. Questa cosa mi riempie veramente di tantissima gioia e avere appunto un come posso dire, avere comunque un confronto con le persone che stanno dall'altra parte è una cosa che mi piace tantissimo e che veramente mi fa andare avanti sempre pensando a nuove cose, sempre appunto cercando di proporre consigli, spunti sempre nuovi. E niente, io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!